Bentrovati con la radio di Pop Cooperative Viterbo, Radio Pop 76. Siamo con un servizio di riserva su Pop Cooperative e questa settimana assieme a Teresa Rinciardi, che è un amico di riserva su Pop Cooperative, che salutiamo e che è qui accanto a noi. Ciao Teresa. E ci occuperemo questa volta della disoccupazione agricola, un tema che caratterizzerà questo settore a partire dai primissimi mesi, secondo la produttività del 2014. Trovata Teresa, che cos'è innanzitutto la disoccupazione agricola? La disoccupazione agricola è una particolare modalità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Soltanto loro, perché può essere estesa anche a chi è coltivatore diretto. Accedere alla disoccupazione agricola, quali sono? L'INPS stabilisce tre regole principali fondamentali. Intanto la prima è quella di essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti. Almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito da un anno di intanto non presenta che cosa intendiamo per gestione, nel senso caso specifico un coltivatore diretto che è stato impegnato per tutto l'anno su proprio territorio. Quanto spetta? Dalla legge come per tutte le altre prestazioni. Su questa indennità però devono rivolgersi per presentare la domanda, la possono innanzitutto presentare individualmente senza passare attraverso
già da due anni che all'interno di Conf Cooperative offriamo questa assistenza al centro di ricerca. Dell'istituto. E quindi conviene ovviamente grazie anche soprattutto riguardo al patronato di cooperative che si trova qui a Viterbo in strada Poggino 76. Il fanalino di coda è diventata anche se il nostro paese non è stato un paese agricolo, è una disoccupazione agricola che coinvolge i lavoratori. Diciamo che nel nostro territorio è una percentuale abbastanza alta. È vero anche che culturale derivante magari anche da una laurea in agraria. Un numero di italiani che ricorrono a questo tipo di attività. E con il ritorno e questo anche indipendentemente dalle leggi, il diritto al lavoro è un diritto universale. Riguarda il lavoro bracciantile. Ma sul lavoro bracciantile arrotondare e affiancare magari a un percorso di studi e nel frattempo poter quindi per il raggiungimento del diritto a una pensione di vecchiaia è comunque interessante. Così come lo era, diciamo, fino a così com'era 10 anni fa, l'estate invece da quello che si vince sono ancora loro a
ad avere il primato della presenza nell'ambito scientifico, della presenza di... accade con le popolazioni cinesi, abbiamo una casistica ancora per attenerci proprio a quella che è una delle prestazioni forse più antiche del nostro. Non potranno mai accedere all'indennità di disoccupazione, quindi per avere questo Servus o si rivolgono direttamente a te. Cooperative del settore una cosa importante da dire che ormai i progetti che hanno imparato nell'arco di questi 2-3 anni è che non è più possibile. Effettuare un pagamento così come erano abituati in passato, soprattutto i lavoratori. E quindi sono tutti i miei secolo un ruolo importante in ambito sindacale. Sono stati protagonisti in Sicilia e in quasi tutto il sud Italia. Poi a partire dagli anni 70 di Braccianti, così come di Mezzadri, che è un'altra categoria che si anni fa, penso a Rosarno. Ecco, secondo te, tu che hai attraversato dare una definizione
trascinato soprattutto, ecco, da lavoratori extracomunitari, quindi diciamo che che rileviamo a livello televisivo, dei mass media, non il mondo bracciantile e che rendeva quasi una costante antropologica che ha attraversato il mondo bracciantile da secoli e secoli e lo ha caratterizzato così come dalla riforma agraria di Segni, parliamo del 1950, sia da terra sia da Segni stanno facendo un sogno di diventare appunto proprietari. Ecco, questa tendenza alla terra, questa tendenza alla proprietà è riscontrabile ancora oggi, costituire delle cooperative. Non ci dimentichiamo che comunque l'Italia forse potrebbero essere, io mi penso che quello che si vede è un per la disoccupazione agricola va presentata entro gennaio 2014. Sì, a partire da gennaio fino a marzo. Rilevante considerando anche lo stato in cui versa l'agricoltura da una parte e le persone che hanno vivuto questa situazione. L'appuntamento che diamo è si può svolgere al servizio un servo, si può cooperative qui a Viterbo in
strada Poggino 76. Per il resto ringraziamo Teresa Ricciardi, con lei ci ritroviamo la prossima volta.